L'assistente alla regia in realtà è quello che si deve preoccupare di chiamare gli attori. Gli attori però era un gruppo di persone capitanate da Diego Abbadantuono, Franz Di Cioccio, che è uno della PFM, eccetera, ed era in un momento di particolare goliardia, quindi era impossibile chiamarli da un camper, perché immaginatevi che come era il loro stare tutti in 10 persone che stavano tutti insieme, che fumavano, che ridevano, che scherzavano, che bevevano, quando era il momento di girare. Io che a 19 anni dovevo andare a chiamare, poi Diego Abbadantuono era un mito, avevo visto tutti i suoi film, era eccezionale veramente, quindi era difficile. Io alla fine venivo preso e chiamato su nel camper e coinvolto, anche se magari non volevo. Mio padre mi diceva: ma che state facendo, dovete girare? Ed era molto divertente, perché c'era Rita Rusic, allora 21enne, che era giovanissima, che era bellissima e che faceva per la prima volta una cosa nel cinema con appunto Atti da flagello di Dio. Per me, perché poi questo è un lavoro che, se ti appassiona e ti piace, devi conoscerlo in tutte le sue sfaccettature, dal montaggio allo scrivere, al sapere cosa si fa veramente sul set, come si... Senti, adesso parliamo di questo tuo ultimo libro. Il titolo è Tu sei ossessione. Il soggetto è molto particolare, c'è questo discorso dei social network, cioè non so se la storia è autobiografica o meno, perché si parla di uno scrittore di 35 anni di successo che ha un messaggio su Facebook da parte di una ragazza, una certa Luna, e poi inizia a chattare, diventa proprio un'ossessione, insomma, entrare in comunicazione, contattare questa persona. Ovviamente era l'idea di quanto si dipenda da un messaggio, da un'attesa, ma soprattutto da una persona che non sai chi è, nel senso che riesci a idealizzare proprio perché non la conosci, quindi le puoi dare tutte le sfumature, tutte le qualità, tutte le particolarità che in realtà hai sempre cercato. E quello che succede a questo scrittore, che per fortuna non mi è successo, è quello di entrare in un'ossessione, nel senso che di avere una vera e propria dipendenza, di andare sempre a controllare se ha scritto, se non ha scritto, avendo poi una situazione sua dove si è sposato, e ha una figlia piccola.